Eccoci qua sul Monte Bracco, una vista meravigliosa. Siamo quasi a 1000 metri d'altezza. E ad accompagnarci una guida esclusiva, il nostro amico Fabrizio Bruno, grande viaggiatore ma anche autore di diversi libri, in cui ha scritto anche un percorso da queste parti. Ci vuoi raccontare, Fabri, qualcosa di questo posto che ha una storia davvero esclusiva? Bene, siamo qui su uno dei tanti percorsi che ho descritto nei miei libri e in particolare siamo sul Monte Bracco, come hai detto giustamente tu, la montagna di Leonardo, perché citata da Leonardo da Vinci come montagna importante e interessante per il tipo di roccia che ancora oggi viene utilizzata, che è la quarzite, e che viene utilizzata per la sua estrema robustezza e piacevolezza alla vista nella costruzione soprattutto dei tetti di case e di davanzale. Qui c'è anche un santuario e poi abbiamo anche un monastero che è la Trappa del Monte Bracco, posta proprio quasi in cima alla parte raggiungibile con una moto stradale su una strada asfaltata. Mentre invece davanti a noi si apre la pianura cuneese che degrada verso quella torinese, vediamo in lontananza la collina di Superga, la città di Torino, mentre a destra, davanti a quelli che sono i contrafforti delle Langhe e del Monferrato, si vede il termine della Valle Po e della Valle Bronda, che culminano con l'abitato di Saluzzo e la sua collina. Alle spalle la pianura cuneese vera e propria. Vogliamo raccontare la strada che abbiamo percorso, così sì, che anche gli amici motociclisti possano prendere una traccia. Questo itinerario è molto adatto a essere percorso anche nella stagione invernale, perché è a bassa quota ed è tutto l'anno scopro dalla neve. Raggiungibile da Torino in una mezz'oretta di viaggio tramite la Valle Infernotto, quella di Barge e Bagnolo per esempio, oppure tramite la Valle Po. Facendo il percorso nel suo intero si passa sulla colletta di Barge che immette a Paesana e poi all'Alta Valle Po. Un percorso molto semplice che però ci regala delle sensazioni, perché ci sono delle bellissime curve e tornanti, e che ci immette anche in un mondo un po' particolare, che è quello dell'alta montagna, che in inverno si tocca appena appena. Allora adesso possiamo ripartire e scendere in valle. Che valle andiamo a toccare scendendo? Noi siamo saliti dalla Valle Po, scenderemo nella Valle Infernotto, precisamente a Barge. Bene, ripartiamo. Bene.